Benvenuti all'approfondimento del giovedì, quello dedicato al mondo delle materie prime. Noi non possiamo fare il nostro approfondimento senza lo specialista Giancarlo Dall'Aglio in collegamento con noi. Giancarlo, buongiorno, ci sei? Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Giancarlo, abbiamo un sacco di cose interessanti di cui parlare. Forse comincerei con... tra l'altro non sei più in barca? Sei tornato operativo? Dalla settimana prossima. Ah, ok, va bene. Senti, dobbiamo parlare di oro, perché abbiamo superato i 1.500, allora, finalmente. Cos'erano? Massimi degli ultimi 6 anni? No, di più, no, quasi, 6 anni, vado a memoria. Sì, 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 era tanto tempo che l'oro non ritornava su questi livelli, se proprio, insomma, vogliamo andare a vedere a ritroso da quanto tempo non si toccava questo livello. Sì, è 2013, inizio del 2013. Quindi sì, 6 anni, ci siamo, sì, ricordavo sì, bene. In ogni caso, dal 2013 al 2019, 1.360-1.375 era stato il livello da superare, no? Il livello di resistenza che ogni volta che veniva toccato portava i ribassisti a spingere e i rialzisti a prendere profitto e quindi a non superare mai quella certa soglia. Ci sono una serie di motivazioni per questo rally dell'oro, tanto per cominciare motivazioni legate alla correlazione col dollaro negli ultimi giorni, per esempio, correlazione inversa: quando il dollaro si indebolisce e si sta indebolendo perché il mercato si aspetta già un altro taglio dei tassi dopo quello della scorsa settimana, l'oro tende a beneficiarne. La seconda motivazione è di flussi in acquisto. I cinesi, dopo la nuova situazione di Trump, no, che preme sull'acceleratore per imporre ulteriori dazi dal 1° settembre, che cosa fanno? Si liberano di titoli di Stato governativi americani e comprano oro. Non avevano in realtà mai smesso di farlo, però lo facevano in punta di piedi, adesso lo fanno in maniera più palese e la detenzione di oro da parte delle banche centrali in generale è al record di tutti i tempi. Quindi c'è anche questo spostamento delle riserve dei cinesi, insomma, che sappiamo essere abbastanza ingenti, e arrivano flussi d'acquisto sull'oro. Terza motivazione degli ultimi giorni, il suo ruolo di bene rifugio. La borsa americana storna pesantemente dopo il taglio dei tassi dello 0,25, che alla fine è stata un po' una delusione, ma non tanto per il taglio in se stesso quanto per le dichiarazioni di Trump del giorno successivo, che appunto vuole imporre nuove tariffe doganali dal 1° settembre, 10% in più, e insomma lì si è scatenato un po' il putiferio in borsa, anche perché l'amministrazione di Washington sta intimando non solo agli agricoltori americani di evitare di esportare in Cina, ma anche alle major americane di imporre i dazi qualora i prodotti vengano prodotti in Cina, vedi il caso Apple. Quindi insomma c'è un combinato disposto di motivazioni che porta l'oro ad andare su. Effettivamente il movimento è stato violento, probabilmente troppo veloce. Oggi abbiamo uno storno di circa $10 rispetto alla giornata di ieri, quando siamo arrivati a vedere $35 di guadagno sul metallo giallo. Si comporta molto bene, anche se l'oro riprende la sua forza relativa, anche il silver, che ieri ho visto guadagnare anche oltre 700 punti, e questo è un fatto abbastanza strano se pensiamo che le borse stanno correggendo. Anche se ieri l'S&P 500 America ha mostrato grande forza relativa, perché è arrivato a perdere circa 40-45 punti per poi recuperare tutto e in chiusura addirittura chiudere in positivo con il future che guadagnava 4,5 punti. Quindi l'argento in scia si muove bene, forte anche dei fondamentali. Sai che è una delle mie commodity preferite per il 2019, supera i $17 e tiene quindi il passo rispetto al metallo giallo. Diversa invece la situazione del palladio, lo avevo detto spesso nelle scorse settimane, per me il palladio è in bolla e continua ad esserlo sopravvalutato.
massimo importante sotto quota 1.600 a marzo, nuovo massimo ritoccato a giugno e poi crollo delle quotazioni che adesso sono più giù rispetto ai massimi di quasi $200, 1.411 con un supporto a 1.300 area che potrebbe addirittura essere violato. Quindi grande sopravvalutazione invece per questo metallo prezioso. Mm. Allora, abbiamo chiuso praticamente tutti i metalli, o forse il platino ci manca, l'hai fatto? Sì, ci manca il platino che in realtà sta recuperando terreno rispetto ai minimi sotto quota 800 di giugno. Anche per il platino ci sono elementi di recupero, in realtà però si tratta semplicemente di acquisti dovuti al fatto che il palladio era eccessivamente sopravvalutato e quindi molte aziende lo comprano in sostituzione del palladio per andare a lavorarlo per le catalitiche, anche per i motori a benzina. I motori diesel invece sono avversati a livello globale e vogliono praticamente eliminarli in funzione di un ampliamento della produzione delle auto elettriche, e naturalmente il platino almeno per il momento soffre ancora perché è decisamente su livelli inferiori rispetto al passato. Ricordiamo che per esempio lo spread fra platino e oro da sempre era stato a favore di platino, ma è qualche anno, circa dal 2011, quindi insomma nemmeno pochi anni, che questa tendenza si è invertita e il platino è stato definitivamente affossato dopo lo scandalo Volkswagen relativo alle centraline e alla politica di dismissione dei motori alimentati a combustibile diesel. Va bene, chiudiamo con i metalli per aprire gli energetici, o vuoi fare qualcos'altro? Bene gli energetici, Emeric, perché il petrolio, come da attese, è strettamente ancora correlato alle borse, in particolare all'S&P 500, anche se aveva tenuto bene nei giorni scorsi in una delle giornate peggiori per l'indice americano, poi però ha ceduto il supporto in area 55 e quindi abbiamo visto un test anche qui dei minimi di inizio giugno all'incirca a $51 per barile. Ieri però c'è stato un recupero nel finale e oggi apertura positiva rispetto al fixing di ieri per quanto riguarda il petrolio, che credo rimarrà ancora in grande equilibrio fra i 50 e i 60-65 dollari, salvo ulteriori crolli di borsa. E cioè, se le borse dovessero andare nuovamente giù e rompere i supporti su cui hanno rimbalzato due giorni fa, lì il petrolio potrebbe seguire a ruota e magari andarsi a fare un giretto sotto quota 50, dove ricordiamo che c'è il costo di produzione per gli americani fra i 50 e i $40, prezzi sotto i 50 non convengono a nessuno, probabilmente in caso poi di quotazioni che perdurino in quella fascia di prezzo potrebbe intervenire per esempio anche l'OPEC tagliando un po' la produzione, oppure la stessa Russia. Per il momento però sembra che il pericolo sia scampato grazie anche alla forza relativa degli indici americani e quindi $51, 50-51 dollari è un buon supporto per acquistare petrolio in quest'anno. Andiamo sul Nat Gas? Sì, che invece se la passa molto peggio rispetto al crude oil, perché continua la debolezza di questa commodity dovuta alla superproduzione americana che per la prima volta dal 2016 vede un surplus di produzione anno su anno, siamo a più 14%, e un grande recupero del deficit di produzione che ricordiamo qualche mese fa era in ordine al 30% rispetto alla media a 5 anni, adesso siamo solo al 4,5% secondo i dati della scorsa settimana. Ricordiamo che oggi giovedì ci sono i nuovi dati alle 16.30 per quanto riguarda le scorte di gas, molto attesi perché il mercato aspetta che comincino ad aumentare un po' i consumi, la domanda, ma il caldo torrido c'è qui in Europa, ma negli Stati Uniti stiamo avendo un'estate fra virgolette normale e quindi non c'è un utilizzo massivo degli impianti di climatizzazione nelle case dei privati e nelle industrie americane. Altra considerazione da fare è quella relativa alla stagione degli uragani verso cui ci avviamo, quindi potrebbe esserci un premio a rischio nelle prossime settimane proprio
in vista della possibilità di qualche blocco degli impianti nel Golfo del Messico, se dovessero arrivare fronti importanti fra 4 e 5, e poi comincia una fase di un mesetto e mezzo di stagionalità rialzista per l'accumulo di scorte in vista dell'inverno. Quindi per il gas naturale potrebbe esserci un recupero da questi prezzi che già sono abbastanza interessanti. Se andiamo a vedere però il gas nel medio periodo, nel medio lungo periodo, ci accorgiamo come $2, che sono considerati da molti come un prezzo assolutamente di favore, in realtà è piuttosto lontano ancora dal costo di produzione, che è intorno al $1.50, e ricordiamo che nel 2016 ci si era avvicinati molto a questo livello. Dal 2017 al 2019 invece non era mai stato rotto al ribasso il livello di 2.5, che invece è stato appunto frantumato nelle scorse settimane, e ci stiamo avvicinando ai $2, quindi massima attenzione anche su questa commodity. Va bene, cosa facciamo adesso? Beh, cioè, se vogliamo guardare il caffè, che stiamo guardando, passiamo alle soft. Sì, che stiamo guardando quasi ogni settimana, notiamo come hanno ricominciato a martellare al ribasso i ribassisti, perché ci si aspetta un raccolto ancora una volta abbondante sia dal Brasile sia dal Vietnam che dalla Colombia. E nonostante però i numerosi alert di molti enti specializzati che dicono che la domanda di caffè è in fortissimo aumento in tutto il mondo, in particolare grazie alla Cina, che sta iniziando a consumare massivamente questa bevanda in sostituzione del tè. Sono convinto che questi sono ancora prezzi molto interessanti per andare a comprare, anche se il mercato è ritornato nelle mani dei ribassisti, che sono net short di nuovo, dopo aver abbandonato le posizioni ribassiste fra la metà di giugno e l'inizio di luglio. Siamo sulla scadenza dicembre più o meno in area 100, che è cruciale, è stato recuperato anche il minimo di giugno, quindi vedremo se questo livello, pur essendo stato sforato almeno per una giornata, terrà, e in quel caso i rialzisti potrebbero avere una buona chance nelle prossime settimane, anche perché si va verso un periodo di stagionalità rialzista anche qui, dovuta al fatto che ci sarà il raccolto brasiliano, e quindi in attesa dei dati ufficiali e definitivi su questo raccolto il mercato potrebbe premiare con prezzi più alti questa attesa. Allora, devo andare in pausa, resti con noi? Sì, d'accordo. Grazie. Pausa e torniamo subito con Giancarlo Dall'Aglio.